Prima di parlare delle canzoni fondamentali di un matrimonio, parliamo dei momenti invece di sottofondo, quelli che vanno a riempire gli spazi tra una fase e l'altra, che rappresentano in realtà la gran parte della musica durante un matrimonio. Vedi subito il buon DJ da quello che mette di sottofondo, perché è vero che la gran parte, soprattutto all'inizio, le persone vogliono parlare, la musica non è così invasiva, però è proprio lì che si va a creare una bella atmosfera piacevole ed è lì che si inizia a fare la differenza nel nostro matrimonio. Quante volte vi sarà capitato di sentire ad un matrimonio, ad una cena, il Buddha Bar del 2001? Bello, per carità. Ho capito che la musica lounge ha iniziato ad andare di moda a quel periodo lì e certe canzoni sono rimaste nella storia, però sono anche passati un bel po' di anni. Utilizzare sempre il solito CD per il sottofondo non fa una bella figura, anche se le persone magari non se ne accorgono o non sanno di preciso che album è. Però già dalla qualità del sottofondo si capiscono tante cose. Soprattutto si capisce anche l'impegno che uno ci mette nel dedicarsi ad una fase tanto importante quanto sottovalutata del nostro evento. Un'altra cosa che vedo e sento fin troppo spesso è l'utilizzo della musica chill out. No, non ci siamo. Non sei a un tramonto sulla spiaggia, non sei a fare risveglio muscolare in un villaggio, non sei a fare yoga, saluto al sole o meditazione. È una festa. Cerchiamo di dargli ritmo sempre. Anche se il volume è basso e anche se è un accompagnamento, però che sia brillante. Anche se utilizzi il jazz, che è un buon modo per fare sottofondo, c'è modo e modo, ci sono ritmi diversi, ci può stare un Chet Baker, ok, però insomma anche qualcosa di più allegro e brillante, veloce, ritmato. Non guasta mai il ritmo, anche quando non c'è bisogno di far ballare le persone. E se ti viene chiesto musica soft, non vuol dire debba essere musica smorta. Soprattutto perché sono lunghi questi momenti, sia l'aperitivo che la cena, e allora è sempre bene che siano momenti piacevoli. Può essere un ritmo che va a salire, anche all'aperitivo possono le persone dare segni di voler ballare e di volersi divertire. E allora perché non metterci all'interno della music lounge anche qualcosa di pop, qualcosa di una Aretha Franklin, qualcosa degli anni 60-70 che possa già far iniziare a muovere, o se nessuno balla comunque ci sta bene. Anche all'aperitivo cerca di non trascurare questo momento importante, perché lì ti puoi guadagnare la fiducia degli sposi come di tutti i partecipanti. Il matrimonio è tendenzialmente una giornata piena di romanticismo e di emozioni. Non vuol dire però che si debbano mettere tante canzoni eccessivamente romantiche. Prima di tutto perché molte di queste sono un po' tristi. Storie d'amore finiscono, oppure storie terribili in quale una persona cerca di sfogare il proprio dolore in una canzone. E magari in un matrimonio non è che ci stanno proprio bene. Al di là del significato del testo, che possiamo anche passarci sopra, insomma, le volte ti chiedono with or without you, che è tutto il contrario di una promessa di matrimonio. Però come tipo di musica, sebbene durante la cena ci possa stare qualche lento, se esagero in questo frangente, le persone tendono a percepire una certa pesantezza. E allora è bene intervallarle e darle i giusti spazi. Ci sono momenti in cui queste canzoni più romantiche sono più adatte, e per esempio lo è verso il taglio della torta, quando ci si avvicina al taglio della torta. In ogni caso, adesso abbiamo parlato in generale, poi entreremo nello specifico di tutte le varie fasi. Cerca però di iniziare a dare il giusto peso ai momenti di sottofondo, a non trascurarli, a dare sempre ritmo il più possibile, anche quando non è richiesto di ballare, e cercare in questi frangenti di capire fin da subito chi potrebbe essere quelle persone che ballano, che si divertono, e appena vedi i primi accenni di movimento, insisti su quella strada per iniziare fin dall'inizio a creare quella situazione di festa e di divertimento. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. E la prossima.